Io sono Petra Zublasing, sono nata a Bolzano e sono cresciuta a Piano in una piccola casina in montagna con un grande giardino che ci ho giocato spesso fuori. E anche lì poi è successo che a un mio compleanno, 11 anni, avevo invitato 12 ragazzi che andavo sempre più d'accordo con i maschietti e ci tiravo, uno ha portato una pistola di plastica. Eravamo lì nel prato a cercare di tirare su un palo che non lo azzecchiamo. E poi così io ho preso interesse al tiro a segno, che mentre andavo a scuola, camminavo dal bus a scuola e passavo davanti al poligono storico di Appiano, che tira da un balcone alla collina che è in fronte, che sentivo i botti. Tornavo a casa e ci andavo per una settimana, in settembre sempre, tutti i giorni. Andavo a casa e faccio, ma papà, mi porti al poligono? E lui fa, ma no, questo non è per una ragazza, questo fanno solo i maschietti. E niente, niente. Poi 3 mesi dopo ho finalmente rotto le scatole un po' troppo e fa, vabbè, ti porto. E mi ha portato e mi è piaciuto tanto tanto. Già la prima volta non volevo aspettare una settimana perché i bambini potevano solo venire una settimana, una volta, venerdì sempre. Allora io non ci riuscivo a aspettare e sono venuto anche martedì con quelli grandi che faceva un po' scena che avevo 11 anni e ero lì con tutti i signori che tiravano, che io ci provavo. Così anche un po'. Dal tiro è anche molto nella vita, sembra quasi che una va in mano all'altra, che mentre ovviamente mi dà tanto di emozione il tiro, cioè sento gioia come sento anche tristezza quando tiro male e so che è sempre solo io, non posso dire ah no, abbiamo fatto male perché l'altro non ha giocato la palla, no, sono io, è perché sono solo io lì, allora quando vai bene. Sensazioni c'hai solo te e quando vai male ci sei solo te. E a quel punto quasi un'amplificazione delle emozioni mi ha dato anche Dio. Ho preso la carta a Fort Benning 2010, 11. Ho preso la carta a Fort Benning 2011 che avevo un anno veramente difficile prima, fino lì che non mi andava niente, che ero sotto pressione, era il mio primo anno senior, non capivo che stava succedendo, pensavo quasi che ho dimenticato come tirare bene e mi ricordo che ho tirato bene il giorno prima di 3P, poi avevo il petto il giorno dopo ancora e avevo litigato con un po' tutti il giorno dopo i 3P perché ero vicino alla carta però non ce l'ho fatto. E mi avevano detto che ce lo devo fare e a me questo ce lo devo io non capivo perché mi faceva troppo pressione. Allora me lo sentivo già dire da mesi e mesi e mesi, non ce la facevo più. Allora ero arrabbiato e anche con persone che mi erano care, i miei a casa, non volevo più parlare con nessuno, non volevo più anche dare responsabilità, cioè dare consiglio, non sentirmi il consiglio di nessuno. Perché io un anno fa io sapevo ancora come tirare e poi tutti si mettono in mezzo e non capivo più niente. Allora la mattina di quel giorno poi avevo la gara, mi sono alzato, non me ne sono fregato di nessuno e sono andato al poligono e ho detto sai che fai un colpo alla volta come sai farlo te, poi va male e se va bene va bene. Ora in pochi mesi andiamo a Londra e ovviamente tutti vogliono far bene, io voglio far bene, però nel tiro è difficile perché siamo così tanti che possiamo far bene quel giorno lì. Anzi, sono le Olimpiadi, sì, però sono anche solo una gara in un giorno. E per me, secondo me, lo puoi anche azzeccare. Secondo me in ogni Olimpiade c'è sempre qualcuno che lo azzecca, che nessuno ci contava. Forse sono io in questa, non si sa. Però io definitivamente voglio arrivarci col massimo di preparazione, col meglio di forma che posso avere, perché non mi voglio pentire dopo a dire ah no, avrei giusto fatto questo. No, io veramente ci voglio arrivare col meglio modo che posso, che come sia sia andarci e dare tutto e poi almeno esserci contento che ci ho provato.